La Polstrada di Cosenza, a distanza di un anno, ha nuovamente sequestrato alcuni autovelox ritenuti illegali e attivi sulla rete stradale provinciale e non solo. Il provvedimento, che riguarda misuratori di velocità attivi anche in altre zone d'Italia, è stato emesso dal GIP nell'ambito di un'attività di indagine delegata dalla Procura di Cosenza. Il legale rappresentante della società appaltatrice è stato denunciato in stato di libertà per frode nella pubblica fornitura. Gli accertamenti effettuati, secondo quanto riferito dalla Polstrada di Cosenza, hanno consentito di appurare non solo la mancata omologazione, ma anche l'assenza del prototipo del sistema di rilevamento. Elementi indispensabili per accertare la legittimità delle violazioni rilevate da tali sistemi di proprietà di società private che vengono date in noleggio a enti locali. Il sequestro riguarda apparecchiature presenti in vari comuni e città, come Venezia, Vicenza, Modena, Reggio Emilia, Pianezza e Cerignola.